Ciao a tutti ragazzi, oggi entreremo in una libreria. Eccoci qui, quanto mi piacciono le librerie. Questa poi è proprio bella, grande, c'è di tutto, i giochi e ovviamente i libri. Wow, guarda che libroni bellissimi. Peccato che per leggerli mi ci vogliono 50 anni, 2 ore e mezza per tradurre ogni singola pagina. Ecco, questo è il mio reparto preferito. Guarda che meraviglia, guarda che copertine meravigliose. La Bella e la Bestia. Wow, li comprerei solamente per le copertine. Che meraviglia. So what we're doing is we're taking off all of the stickers that Guerra e Pace. Storia di fantasmi. Meraviglioso. Alice nel Paese delle Meraviglie. Qui ci sono tutti quanti i libri per passare il tempo. Oh, Le parole crociate sulla Bibbia. Questa mi mancava. Ma questa qua che c'ha i capelli rosa, com'è? Che c'è qui? Che c'è? Oh, i calzini felici. Guarda, Happy Socks. Guarda Paola, qui c'è il reparto musica. Ma guarda qui, è il reparto Harry Potter. Wow, vediamo un po' cosa vendono di Harry Potter. Il cappello. Ah no, vediamo che cosa mi dice. Posso muovere. Molto fashion. Oh mio Dio. E lo ricordo bene, il libro mostruoso. Guarda un po'. La civetta. Tutte le bacchette. Sei pronta? Vedi questo, te lo ricordi? Sì. Con la rana? No, vabbè. Oh, qui siamo nel reparto giocattoli. Paola, scusa, questo esattamente che gioco è? Cioè, gioco lanci dei polli. Sì. Non ho capito. Che è il lancio del pollo? Sì. It's simple. Oh mio Dio. Meglio il cicco nelle target. Devi lanciare il pollo nel bersaglio. Esatto. È tristissima questa cosa. Sì. Oh, qui c'è un'alpaca. Che fa spuda in faccia. Dio. Indovina chi? Paola, è questo gioco Pop the Pig. Che significa? Dai da mangiare al maialino e osservalo diventare sempre più grande finché non fa la cacca. Oh mio Dio! Lo compriamo? Ok, vediamo un po' le istruzioni. Come funziona? Allora, dai da mangiare al maialino e guardalo quando fa la cacca. In pratica, se la cacca esce quando è il tuo turno, tu hai vinto. Beh, interessante, non trovi? Vero? Io lo proverei però. Ma sì, proprio. Paola, che ne dici se compriamo uno di questi libri? Sì, ci servirebbe proprio. Forse abbiamo bisogno di imparare a parlare l'italiano. Proviamo a vedere di cosa parla questo libro. Leggi e pensa italiano. Sfogliamo un po'. Il presepe, le maschere veneziane, le colline umbre, la città di Siena, vacanze ad Alghero, le cinque terre. In Italia la tipica settimana lavorativa consiste di circa 40 o 45 ore dal lunedì al venerdì. Il sabato e la domenica sono giorni dedicati a riposo. Il mammone. In Italia, come in molti paesi europei, fino a qualche anno fa si trovavano intere famiglie che vivevano sotto lo stesso tetto da parecchie generazioni.
Il concetto della famiglia italiana molto unita, quasi come se fosse scritto nel proprio DNA, in realtà oggi è più una necessità dettata dalle difficoltà da parte dei giovani di trovare un posto di lavoro. Ecco, anche qui lo sanno. Il passatempo nazionale italiano è certamente il calcio. Chiunque sia residente in Italia, dalle isole del sud alle montagne del nord, non può fare a meno di interessarsi a questo gioco che è sulla bocca di tutti. La cultura del vino, la città eterna, l'oro di Napoli, ancora oggi quando si parla degli italiani c'è qualcuno che recita il solito ritornello, mafia, pizza e mandolino, altri fanno riferimento agli spaghetti, al romanticismo o alla moda, talvolta citano l'eccessiva gestualità, l'essere rumorosi, il talento musicale, la classe e la creatività. Bene. Guarda Paola, questo libro è della mamma di Joe Bastianic, quello che fa Masterchef. Vediamo le sue ricette italiane in America. Vediamo la ricetta per fare gli spaghetti alla carbonara, sì, secondo la mamma di Joe Bastianic. Spaghetti, bacon, olio d'oliva, una piccola cipolla, due uova, bacio scallions, non so cosa sia, pepe e il parmigiano, il grana padano. No, ci va il pecorino, no! Mamma, che tristezza! E ancora che credono che noi in Italia facciamo gli spaghetti con le polpette di carne, ma noi li mangiamo separati, lo volete capire? E poi qui dietro al reparto dei libri per bambini abbiamo il mitico Starbucks, che purtroppo non è più tanto affollato, sempre per via del coronavirus.